Orsi e amori. E chi l'avrebbe mai detto che certi rituali potessero ancora stupire fino a diventare virali? Protagonisti del video di Pietro Santucci, fotografo e guida del parco che ha fatto il giro del web, sono 5 splendidi esemplari di orso bruno marsicano. L'atteggiamento pare proprio inequivocabile, lo scenario è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Un'escursione iniziata come tante, con l'obiettivo di portare a casa la foto fatta a un orso immaginato magari in serena solitudine, ma maggio, si sa, è un mese particolare e c'è chi esce da un letargo durato troppo. Ed è un inno alla vita, se permettete, nel senso che nonostante i tanti problemi che c'ha l'orso marsicano, voglio dire, cerca ancora di riprodursi e cerca ancora di sopravvivere. Noi dobbiamo aiutarlo in tutti i modi a farlo, a che non si estingua questa sottospecie specifica che vive qui da noi, esclusivamente in Abruzzo. Qual è la parte più bella della fase del corteggiamento che lei ricorda? Ne ha viste tante di queste fasi? Le modalità sono sempre uguali, nel senso la natura praticamente ha impresso questa comunicazione che si ripete sempre. Chi si avvicina prima? È il maschio che cerca attivamente la femmina, però poi voglio dire è sempre la femmina che determina l'accettazione del maschio, ma questo nel mondo animale succede spessissimo, Non si hanno casi, di violenze, perché se la femmina non vuole, si difende in maniera, brutale. È un insegnamento? È un insegnamento per tutti, dovrebbe essere un insegnamento per tutti, specialmente per la specie umana. Cosa deve fare l'uomo quando fortunatamente si trova in presenza di queste scene? Deve stare distante, non deve assolutamente avvicinarsi, perché avvicinandosi può determinare, un annullamento di tutta la fase, di tutto questo display di accoppiamento, perché ovviamente la sopravvivenza di questa sottospecie è legata al fatto che si riproducano e che espandano il proprio areale. La stagione dell'amore. Non c'è regola in amore se non quella di seguire l'istinto. Poco importa la scelta del canale olfattivo, visivo, l'importante resta la meta che premia in ogni caso. E se esiste una norma, magari non scritta da nessuna parte, che tutti, ma proprio tutti, possono cedere a qualche forma di attrazione. Come spiega Francesco Alberoni, studioso dell'amore, l'innamoramento non è altro che una nuova nascita.